Abbiamo chiesto a Guardia Civica, l'Associazione per la Difesa dei Consumatori, cosa è esattamente la class action contro la pubblica amministrazione. Guardia Civica spiega che si tratta di una delle tante novità del disegno di legge Brunetta. La class action altro non è che un'azione collettiva che, appunto, i cittadini consumatori possono fare contro la pubblica amministrazione per far valere un diritto o chiedere il risarcimento di un danno effettivo. L'azione collettiva comunque non è esperibile sempre ed in ogni caso, ma deve riferirsi ad una lesione di diritti che siano considerati giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti. È chiaro che anche il caso particolare va difeso, ma la class action si riferisce sempre ad un gruppo di cittadini che uniscono le proprie forze per organizzare un'azione più efficace e snella. Il principio della possibilità di esperire poi un'azione collettiva produce conseguenze anche in capo ai dirigenti degli enti pubblici, i quali da oggi in poi saranno direttamente responsabili dell'operato dei dipendenti assegnati. Questo vuol dire che l'intera iniziativa dovrebbe portare finalmente ad una responsabilizzazione maggiore di funzionari e dipendenti della pubblica amministrazione nei confronti delle esigenze di tutti gli utenti. Naturalmente si deve essere in presenza di responsabilità accertate in maniera definitiva per potersi parlare di legittimazione ad agire contro l'amministrazione e l'attivazione del giudizio dovrà avvenire esclusivamente davanti al giudice amministrativo, previa diffida cautelare da inviare all'ente chiamato in causa.